Il vasto incendio di ieri che ha colpito la collina di Carapollo a Teramo diffuso un odore acre di bruciato su tutta la città. Il lungo pomeriggio di fuoco si è protratto fino alla serata con un bilancio finale che conta 4 case evacuate, il canile comunale sgomberato e oltre 35 ettari di vegetazione distrutti. Diciamo che inizialmente abbiamo evacuato queste 4 famiglie, poi in serata è tutto è tornato alla normalità, però diciamo quello che ieri sera abbiamo sistemato, soprattutto il ripristino della luce perché nel contrada San Martino è venuto a mancare perché da Carapollo passano dei fili che portano alla cabina su di quella zona e quindi questi fili si sono naturalmente squagliati e quindi la luce non c'era, però grazie al direttore dell'Enel l'hanno ripristinato e quindi in serata diciamo che è tutto normale. Mi dispiace che succede spesso questi incendi in quella zona, anche se negli ultimi 2 anni non si è verificato, però prima ogni anno si verificava questo incendio. Gli elicotteri, uno regionale e uno dei vigili del fuoco, hanno effettuato numerosi lanci d'acqua riducendo il livello di paura, ma il timore che l'incendio possa riprendere è ancora presente. La sede operativa della Team, con mezzi e impianti, è stata anch'essa minacciata dal vasto fronte dell'incendio. Diciamo che lì si sono subito attivati, hanno spostato quei mezzi lì a ridosso dell'incendio, c'è questo canile di un privato che aveva 6-7 cani, insomma, particolari, che hanno spostato tutti, però tutto sommato, diciamo, grazie al supporto dei vigili del fuoco e alla protezione civile abbiamo, insomma, controllato la situazione con la normalità. Incendio che con ogni probabilità è doloso. Adesso questo sicuramente tutti dicono così, però bisogna vedere un attimino, sicuramente qualcuno ha messo fuoco, però chi lo dice non lo so.